Aspettate, prima di iniziare col video, vi ricordo che iscrivervi al canale è super gratis. Siamo 859 iscritti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un gran like a questo video perché si parla di fantacalcio. E ragazzi, è successa una cosa incredibile, incredibile. Affrontavamo Sevizia in questa 25esima di Lega e 25esimo capitolo di questo fantacalcio. E ragazzi, andiamo a vedere con ordine cosa è successo. Partiamo da lui che schierava un 3-4-3 uguale al mio con Maignan in porta, che prende 6 e mezzo più la porta inviolata 7 e mezzo, difesa a 3, Danilo 6 e mezzo, Yusai 6 e Karsdorp 6. Ma attenzione al centrocampo che fa la differenza, fa la differenza insieme anche all'attacco, perché il centrocampo a 4 recita e il MAS 5 e mezzo insufficiente. Pereiro 5 e mezzo, insufficiente. Cristante 5, insufficiente. E Fabian Ruiz 6 e mezzo, onesto come voto, ma l'attacco ancora peggio perché Muriel prende 5 e mezzo, Abraham 5 e mezzo e Simeone 5. Fate voi perché ragazzi, lo scherzo nell'FG col 3-4-3 con Mosso in porta che non gioca, ma gioca il suo secondo, Marco Sportiello, che fa un paratone su, è vero, gliela tira in faccia a Frendrup, ma lui c'è, ma lui c'è. 6 e mezzo più 1, 7 e mezzo, pareggiamo Maignan, ma attenzione ai voti. Ho preso Ussolo Malus, che è quello di Toloi. 6 ammonito, 5 e mezzo. Ma ragazzi, Cuadrado prende 7. Cuadrado prende 7. E Bastoni Simone prende 6 e mezzo. Non me ne fotte niente che c'è un faraone secondo panchinaro. 6 più 2, perché poi è stato espulso 8. A me va bene così, a me va bene così e lo vedrete tra poco. Ma che il centrocampo, ragazzi. C'è solo un'insufficienza grave, ecco. Luis Alberto 5, 6. L'insufficienza grave per Pasalic. Voto 5, si mangia un gol davanti a Sirigu. Ed è giusto così. Calhanoglu 6, Kopp Miners 6 e mezzo, mi dà la quadratura giusta questo 6 e mezzo, questo Kopp Miners preso all'asta di riparazione solo a 2 crediti, mi sta portando gioie immense a quanto pare, perché l'attacco ragazzi alla fine ho messo l'attacco a 3, anche se volevo mettere solo l'attacco a 2 con Jesy Lautaro. Beh, Jesy prende un onesto 6. Non ci siamo, non ci siamo. Lautaro 5 e mezzo. E poi ho messo Veto 5 e mezzo. Beh, se mettevo destro facevo mezzo punto in più. Mamma mia, com'è finita la partita? Lo volete sapere? 64 e mezzo lui, 0, 67, 67 scarsi da lui, gol 0-1. Per cosa? Per i miglior voti, per il 7 di Cuadrado, per il 6 e mezzo di Bastoni, per i pochi 5, 5 e mezzo rispetto al mio avversario che ne ha presi, ha preso 1, 2, 2, 5 e poi 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo. Noi abbiamo 3, 5 e mezzo e un 5. E poi abbiamo un 7 di Cuadrado. Tanta
tanta roba questa vittoria, tanta roba, tanta roba, tanta roba. Perché ragazzi, andiamo a vedere il calendario. Ragazzi, se vinci scherzi la 0-1. Dai. C'era lo scontro Lino Banfield San Bucione. Se pareggiavano era meglio, ma Lino Banfield vince 1-0, 67 e mezzo a 58, ragazzi. Ammazzolato, eh. Che Morley vince 4-0 con palla e con i lupi. 79 e mezzo a 65 e mezzo. Beh, il fratello perde 6-2 con UCD Bergoglio, 86 a 70. E questa sconfitta di Ascarsoni, ragazzi, ci rimette in gioco per un possibile primo posto, perché ragazzi, Ascarsoni rimane a 43, Lino Banfield fa la lungo e va a meno 3. 40 punti, San Bucioni rimane a 36 e poi in pompa magna con un 1-0 di Cortomoso arriva lo Skarsgård che rimane quarto a 34, tallonato sempre da questo Tim Morley a pari punti e poi UCD Bergoglio a 30, Sevizio 27, Ballacco 25. Ragazzi, siamo lì, siamo lì. Indovinate un po' la prossima partita contro chi sarà, la prossima giornata, proprio con mio fratello, proprio con il primo in classifica, siamo a meno 9 ragazzi, se si vince ragazzi, si riapre tutto il fantacalcio, papà mia, andare a meno 6 e magari Lino Banfield perde, così mio fratello rimane primo, Sabuccione perde. Ragazzi, andiamo a vedere gli scontri, perché c'è Ascarsoni, Skarsgård, Sabuccione e Tim Morley. Poi c'è UCD Bergoglionino Banfield e poi la sfida degli ultimi, Ballack con i lupi e Sevizia. Questa che viene è una giornata clou, perché se Sambucione pareggia con Timorli e noi vinciamo il derby, ragazzi, Timorli va a 35 con Sambucione a 37, ma noi andiamo a 37. Quindi se Lino Banfield per caso perdesse con un UCD Bergoglio, ragazzi, 43, 40, 37, 37. Riaperto, vediamo, vediamo come va, vediamo come va. Cercheremo di mettersi la miglior formazione possibile. Ovviamente lui, ragazzi, ha perso 6-2 perché Caprari ha fatto schifo, De Profeo ha fatto schifo, solo Immobile ha segnato con Stracoscia, clean sheet, e poi gli hanno fatto schifo tutti. È stato sfortunato oggi. La prossima, ragazzi, la prossima gli segneranno tutti e quindi perderemo. E niente. Come detto in apertura di video, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale perché, ragazzi, meno 141 ai 1000, meno 141 ai 1000, dovete attivare la campanella per non perdervi nessun video sulle godurie e sulle smadonne del fantacalcio, playlist apposta. E ragazzi, iscrivetevi anche, già che ci sono, al secondo canale, 97 iscritti. Ora non metto a fuoco perché boh. Dai, forza Skarsgård. E allora ci attende una bellissima giornata, la prossima. Scrivete qua sotto nei commenti i vostri risultati, se riuscirò a vincere la prossima partita. Perché ragazzi, siamo on fire, siamo on fire. Bella ragazzi.